Ebbene, ve ne avevo già parlato all'interno del video su Google Pay che vi invito a recuperare a fine di questo video, ovviamente lo trovate in descrizione, ma finalmente il cashback di Stato di dicembre è ufficiale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prenderà il via presumibilmente da questo 8 dicembre fino al 31 dicembre sempre di quest'anno ed è una sorta di fase, periodo test, perché non è esattamente la stessa cosa, non ha lo stesso funzionamento esatto di quello che sarà poi il cashback di Stato che prenderà il via a inizio del 2021. Bene, in questo video vediamo un po' cos'è e come funziona, subito dopo la intro. Cercherò di andare un po' per step, andando un po' a rispondere a tutte quelle domande più comuni, più gettonate che potrebbero sorgere all'interno della mente di chi questo cashback lo vuole sfruttare. Che cos'è il cashback di Stato di dicembre? È un incentivo da parte del governo per stimolare i pagamenti elettronici direttamente nei negozi, fornendo un rimborso di una certa percentuale per ogni acquisto che si va a fare appunto in negozio, appunto con metodi tracciabili di pagamento. A chi si rivolge il cashback di Stato? A tutti i cittadini residenti in Italia, maggiorenni, senza vincoli particolari di ISEE, senza vincoli strani dati da qualche indicatore di status patrimoniale. Quali sono i requisiti per poter partecipare e ricevere il cashback di Stato di dicembre? Beh, innanzitutto assolutamente possedere una carta di pagamento e avevo pubblicato un video sempre qui su Istituto Tech qualche giorno fa in merito alle differenze tra le principali carte di pagamento. Ecco, vi dico anche che al momento le carte supportate sono solamente quelle su circuito Visa e Mastercard, ma poi più avanti vediamo anche nel dettaglio meglio questa cosa qui. Dopodiché occorre disporre di un conto corrente o di una carta anche prepagata, l'importante è che sia munita di IBAN per ricevere l'accredito del cashback direttamente sul conto indicato. Sarà poi necessario effettuare almeno 10 transazioni, quindi 10 pagamenti su POS in negozio nel solo mese di dicembre. È importante questo perché appunto dall'anno prossimo ci saranno altre regolette e altri termini. E naturalmente, l'avrete già capito ma lo specifico per chiarezza, non sono contemplati i pagamenti online, solamente quelli appunto che avvengono direttamente via POS in negozio. Ed ecco, non c'è limite sulla tipologia di prodotti acquistabili. Ma quindi come funziona il rimborso per i pagamenti elettronici? Per ogni transazione tracciabile in negozio che faccio è previsto un rimborso del 10% su quella transazione, fino ad un tetto di 150 euro massimi rimborsabili e fino a 15 euro a transazione. Faccio un esempio, se spendo 500 euro posso ricevere un rimborso di massimo 15 euro e in tutti i casi la somma di tutti i cashback non può superare 150. Quindi per il mese di dicembre 1500 euro è la cifra spesa massima che viene considerata per poi emettere i relativi cashback e i relativi rimborsi. Anche qui, preciso, cashback vuol dire rimborso in inglese, quindi rimborso è cashback. Quando verranno erogati questi cashback? Verosimilmente nel mese di febbraio 2021. E adesso, domanda forse tra le più importanti, come si partecipa al cashback di Stato di dicembre? Ecco che occorre disporre dell'app Io di PagoPa, disponibile per Android e iOS gratuitamente. Per poter accedere occorre registrarsi e bisogna disporre o della carta d'identità elettronica o dello SPID, quindi ci sono due metodi di accesso differenti. Ve li spiego entrambi. Parto dalla carta d'identità elettronica, ecco che all'accesso vi chiede di inserire un PIN di 8 cifre. Le prime 4 cifre le avrete ricevute direttamente alla richiesta di rilascio della carta d'identità elettronica allo sportello del vostro comune. Le altre 4 vi verranno spedite via posta in concomitanza con la tessera, con la carta d'identità. Perciò basta digitare questo numero e si eseguirà il login. Se invece volete usare lo SPID, cioè il servizio pubblico di identità digitale, ecco che dovrete, per forza di cose, appoggiarvi ad un identity provider. Per esempio, Poste Italiane. La procedura completa per effettuare registrazione SPID ve la lascio linkata qui sotto in descrizione, ma la trovate anche nell'articolo direttamente di approfondimento relativo a questo video, sempre in descrizione. La procedura può impiegare qualche giorno, quindi occorre magari avere un po' più di pazienza. Ma insomma, una volta ottenuto lo SPID, posso eseguire il login
sull'app Io direttamente con le mie credenziali, username e password stabilite in fase di registrazione speed. Tuttavia, lo dico a titolo informativo, spulciando un po' all'interno delle frequently asked question dell'app Io, viene fuori come per esempio servizi digitali come Satispay potranno mettere a disposizione dei propri clienti l'accesso diretto al cashback di Stato senza per forza di cose dover richiedere lo speed per tutti insomma quei cittadini che non dovessero ancora disporre di tale metodo di autenticazione. E adesso però andiamo a vedere come configurare l'app Io. Una volta eseguito il login con successo, ci verrà subito chiesto di impostare un PIN, qualcosa di automatico che ci chiede l'app per quanto riguarda la sicurezza, insomma l'accesso ai nostri dati. E poi quello che dobbiamo andare a fare è inserire il nostro codice fiscale e andare a registrare tutte le carte con cui abbiamo intenzione di pagare elettronicamente in negozio per concorrere all'ottenimento del cashback. Preciso che si possono andare ad aggiungere solamente carte per uso personale, non per esempio ad uso aziendale. Altra cosa, bisogna poi indicare anche l'IBAN su cui poi lo Stato andrà a versare il premio, il rimborso, il cashback. È una funzione questa non ancora disponibile all'interno dell'app, lo sarà presumibilmente a ridosso dell'8 dicembre o a partire dall'8 dicembre. Detto questo però, come vado a pagare in negozio? Come pago il commerciante? Devo eseguire delle operazioni particolari? No, semplicemente quando vado ad effettuare l'acquisto, basta che andrò ad utilizzare una delle carte registrate all'interno dell'app Io che lega, tra virgolette, la transazione alla mia persona per poi girare tutto quanto all'agenzia delle entrate così che possa determinare la quantità di cashback e la validità appunto delle varie transazioni per concorrere all'ottenimento del cashback. Ecco, preciso anche che non escludo mutamenti in realtà nel metodo di validazione delle varie transazioni, quindi potrebbero essere degli sviluppi. Per ora è così. E ecco una cosa da sapere: il governo non accetta, non valida transazioni split payment, cioè devo pagare una grossa cifra, ecco che la vado a dividere in tanti pagamenti piccolini per andare a deludere il requisito delle 10 transazioni minime per il mese di dicembre. Ecco, questo non è consentito, non è valido, e quindi il governo non terrà conto di queste transazioni qui. Detto ciò, questo era un po' tutto. Questi pagamenti elettronici che si fanno in negozio, oltre al cashback, concorrono anche alla lotteria degli scontrini. Vi lascio anche qui un articolo di approfondimento in descrizione, oppure sempre all'interno dell'articolo principale collegato a questo video, che è un qualcosa che prenderà avvio nel 2021 e che è già stato rimandato un po' di volte in realtà. Se questo video vi è stato utile, vi prego magari di condividerlo con chi ne potesse aver bisogno. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campana. E da Nicolò per Tutto Tech è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!